E poi i veri protagonisti, più dei ciclisti, più di Rubio, più di Pogačar, i cittadini, sorridenti, felici di un giro che passa per le proprie strade tra ricordi, odori, profumi e sogni. Non ce lo saremmo mai aspettati, si respira un'aria di festa, il paese si è trasformato, siamo tutti davvero molto, molto felici ed emozionati. È un evento di una portata straordinaria, siamo senza parole, siamo felicissimi, è una bellissima giornata e non potrebbe andare meglio. Noi già veniamo da Vitulano, dove ieri c'è stato il passaggio, e c'è tanta attesa perché venire qui da Vitulano vuol dire che c'è l'attesa, ci fa sognare questo giro. È una cosa bellissima perché Foiano diventa molto importante, vediamo qualcosa che non abbiamo mai visto dal vivo. È un'atmosfera bellissima per un paese così piccolo, è fantastico. Noi siamo di Foiano, viviamo in Umbria, però siamo venuti apposta per questa giornata qua, perché sarà comunque indimenticabile per noi. Stavolta è capitato anche a noi, quindi bene così. Un commento sul giro fino a questo momento? Guarda, un commento sul giro, noi qui siamo tutti grandi tifosi di Rubio, perché lui si allena su queste strade, qui a Pagoveiano. Fino a qualche giorno fa era quinto, purtroppo ha perso qualcosa nella crono, però insomma è un giro entusiasmante, anche se sembra esserci un solo padrone, però dai, fino alla fine speriamo ci sia una bella lotta. Bellissimo, bellissimo. Un bel giro. Quanto è importante per Foiano vivere un evento così importante? Ah, un evento mai esistito, una cosa del genere, si sente proprio l'atmosfera che è cambiata. È stata una cosa stupenda, è ancora tuttora stupendo come atmosfera, sì. E cosa vorrebbe dire magari a qualche giovane che vuole intraprendere questo sport? Di farlo perché è bello, è un bello sport, potrebbero farlo loro. Io ho 60 anni, loro hanno 20 anni, quindi lo possono fare benissimo. Quanto l'avete atteso? Vabbè, diciamo dal 1933 che è passato qua, quindi sono diversi anni. Arrivano i ciclisti, c'è anche tanta gente qui che aspetta la partenza di questa tappa. È un evento, come ha detto lei, importante, atteso, ma ora l'ambizione è quella di ritornare qui, di far tornare il Giro d'Italia qui. Speriamo, anche se sarà difficile, perché insomma tocca un po' a tutti, però. La speranza è che poi possa tornare il Giro d'Italia qui. Ma come no? Noi speriamo sia solamente un punto di partenza, perché davvero qui si cerca di fare sempre meglio, il paese sta andando avanti e speriamo sia solo il primo di una lunga serie di appuntamenti sportivi di cui saremo protagonisti.